cambia siamo noi. Una cosa importante del lavoro di Teatro Cantiere è che i suoi attori, le persone che collaborano con Teatro Cantiere, fanno una ricerca anche molto personale su se stessi, sulla propria vita, su quello che sono, su quello che vorrebbero. La cosa più eclatante attualmente del nostro lavoro è una storia personale, molto chiara e molto forte, che è quella di Enrico Tagliavini, che quasi per caso è diventato un nostro attore, un uomo con la sclerosi multipla che ha fatto diverse scelte importanti nella sua vita e che insieme a Teatro Cantiere ha deciso di raccontare la sua storia. Io mi chiamo Enrico Tagliavini. Ho conosciuto Sara ed Engel, abbiamo cominciato a venire a Piana Crix e abbiamo messo su questo spettacolo in cui io racconto la mia storia sulla sclerosi multipla, che ho rifiutato dei medicinali tradizionali e ho fatto una mia ricerca e piano piano ora sto un pochino meglio. Con Rosa ci siamo conosciuti, che lei faceva degli articoli sul suo giornale sulla gioia di Enrico, questo spettacolo. Ho iniziato a conoscere la storia di Enrico perché ho iniziato a scrivere di Enrico e di Teatro Cantiere. Il nostro amore è nato in questa casa e c'erano degli spazi liberi in questa casa e ci è sembrato naturale venire qui. Ho trovato un po' una mia dimensione, perché a contatto con la natura, con loro si fa un po' il d'orto e io mi occupo di fare il pastone alle galline. Portare la mia storia in teatro è stata una cosa inedita, anche perché io non sono un attore teatrale. Quando le persone parlano di medicina ad un pubblico, dopo un paio di minuti si può perdere l'attenzione, no? Invece noi abbiamo cercato di farcello di scenette e anzi, tutto sommato, è stata una bella esperienza. Ora stiamo portando avanti questo discorso anche perché, come testimonianza, perché quando racconto che quando sto meglio e come stavo prima, la gente mi diceva: e la devi raccontare questa cosa. E allora, quando poi Enger me l'ha proposto, e grazie anche a Damiano Scaletta, che è l'attore che mi accompagna sul palco, l'abbiamo trasformata in una cosa più, penso, allegra. Vent'anni fa, in un pomeriggio, ero in un bar di un mio amico, mi stavo mangiando un ghiacciolo alla menta, mi passo la mano sotto la maglietta e non mi sento più la sensibilità sulla pancia. Allora sono andato al pronto soccorso, dove mi hanno sospettato polineuropatia e poi mi hanno ricoverato per fare le analisi. Però lì per lì, quando mi hanno ricoverato, non me l'hanno detto che cosa avevo, perché i medici avevano detto di non dirmi niente, perché l'aspetto psicologico era importante. In realtà proprio i peggio mesi sono stati quelli in cui non sapevo cosa avevo, e però lo vedevo che non stavo bene. Poi io l'ho saputo dopo 6 mesi. Ho trovato anche dei medici molto in gamba sulle 9-10 sperimentazioni che ho fatto, e piano piano mi sistemavano delle cose, le varie sperimentazioni. La cannabis terapeutica, con la quale facciamo uno spettacolo, mi ha aiutato tanto sulla vescica neurologica, che è un problema di noi della sclerosi, e poi mi ha aiutato tanto il metodo Zamboni, perché mi ha risvegliato una gamba che io da 7 anni prima di fare questa operazione me la sentivo come uno stivale tutta coscia di piombo. E poi adesso sto facendo un altro metodo sperimentale brasiliano, che si chiama metodo Coimbra. Si basa sull'assunzione di alte dosi di vitamina D. Adesso sto bene praticamente rispetto a come sono stato, perché prima avevo 2 stampelle antibrachiali e stavo molto piegato, e per le cose di più di 10 minuti dovevo prendere la carrozzina.
l'Italia che cambia per me è cambiare l'idea di curare la persona in se stessa. La vera salute non è la salute fisica solo, ma la salute del fisico e della mente. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.